Doniamoci, Fundraising Dinner 2024 da Radice Pura. Questo è il palco, tra non molto un evento eccezionale che sottolinea la solidarietà sulla fibrosi cistica e soprattutto tanti personaggi che si alterneranno su questo palco. Molto divertente questo gioco. Sì, è un'attrazione divertente e coinvolgente. Senti, lo posso fare anche io? Subito. Vai. Non mi succede niente in questo posto rotondo che rotea? Va bene, va bene. Bello. Vediamo? Ok, allora devo scegliere un paio di occhiali. Vai. Quali mi consigli? Secondo me il giallo, Giona. Va bene, il giallo. Non girare troppo, sennò ti gira la testa. Ok. Vai. Eccola qui, lei, giusto? Allora, poi la vuole vedere anche prima, così. Allora vediamo il risultato. Questo video è suo adesso, la galleria lo prova. Adesso vediamo la nostra... Sabina. Salvina. No, Sabina. Sabina. Guarda qui il tuo video. Guardiamo. Che mossa. Grande. Il telefono puoi scaricarlo? Praticamente nel frattempo io parlo mentre la nostra operatrice di ripresa Sharon sta inquadrando tutti gli chef pluristellati che si posizioneranno nei vari stand e ci faranno gustare delle prelibatezze. Sono veramente tanti, mi dicono che sono addirittura più di 70, quindi insomma un evento non indifferente per noi tutti. Noi tutti ci vediamo dopo. A Radice Pura per me è un onore incontrare Enza Cutuli, che poi lei è la mamma di Sebi Sorbello, però io lo devo raccontare perché io ho conosciuto la signora quando ero piccolina e facevo la televisione da piccolina, e lei è tutto iniziato da lei, perché era piccolissima, eravamo, sì, c'è il nostro amico Marzotto che ci sta salutando e ci facciamo un'altra foto insieme, dopo. Allora, Enza Cutuli, tutto parte da te, tutto questo amore per la cucina, per le tue attività. Qua dietro c'è anche tuo marito, Sebi, poi lo troverò. E parte da me, ma lui ha saputo continuare ancora meglio. Certo. È veramente geniale, inventiva, professionalità. E più di questo non so dire, perché tutto, proprio tutto, perché ama questo lavoro come me e più di me. Ha saputo fare un capolavoro di questo lavoro. Ne sono estremamente orgogliosa di Sebi. Sta dando il meglio di se stesso insieme ai collaboratori migliori, insieme a uno staff qualificatissimo. Appunto, Enza, tu hai portato qua una parte della tua squadra, ci sono belle ragazze e bei ragazzi, ma vogliamo tutti i miei, la nostra pasticceria. È la vostra pasticceria. A parte Chiara, che è la responsabile del centro benessere, sì, e Dario, che è, diciamo, il mio vice, il mio segretario, il mio braccio destro al ricevimento dell'albergo. Però ne manca uno. C'è suo marito, no, dietro di lei. Mio marito. Venga, si faccia vedere. Vabbè, i mariti lasciamolo stare. Ascolta, e con questo la possiamo chiudere. A livello ufficiale ho avuto un marito e io ho una moglie, bello ufficiale. No, le abbiamo avute veramente, perché solo una paziente come lui poteva sopportare la vita che gli ha fatto fare. No, perché Enza è un peperino, Infatti, diversi anni fa mi hanno dato il polifemo a Zaffarano, 20 anni fa. Per avermi sopportato. Grazie ragazzi, ci vediamo dopo. Grazie. Buona serata a tutti. Siete veramente tanti? Siamo tantissimi, quest'anno siamo tantissimi. In quanti stand? Noi saremo in pasticceria. Ma voi siete pasticceri? Sì, sulle 18 siamo. E voi, aspetta, andiamo qua. Voi invece qual è la vostra specialità? Non siete tutti pasticceri? No, assolutamente, siamo l'Unione Cuochi Regionale Siciliani. Assieme stasera prepareremo dei piatti per beneficenza, siamo praticamente qua. Per la fibrosicistica è un evento non indifferente. Assolutamente sì. Quindi io sono un pasticcere. Tu come ti chiami? Lorenzo Gallina. Oh, tu? Giuseppe Rinaldo, presidente Cuochennesi. Okay. Io sono lo chef Filippo Realforte, sono lo chef di Sicily di Agira, ma sono il vicepresidente dei Cuochennesi, quindi stasera c'è anche l'associazione Cuochennesi, oltre ai singoli ristoranti. Diciamo che rappresentiamo un po', facciamo parte dell'Unione Cuochi Regionale Siciliane, siamo una provincia, siamo in tre stasera per fare del bene e della beneficenza. Provare alla signora il nostro dolce, il mio dolce, il mio cavallo di battaglia. Con tanto piacere. La banana. L'aspettiamo. Cavallo di battaglia si chiama la banana. Ok? A dopo, Globus. Cioè, la banana? Di che cosa dovevo sentire qua? Va bene, ci vediamo dopo ragazzi, grazie. Prego. Postazione numero 26 è questo favoloso ragazzo che è un cucciolone e che cucina, sta nascendo un amore e cucina anche senza glutine. Sì, il nostro piatto è gluten free perché è una tartare di carne cruda aromatizzata con un olio affumicato al carbone, quindi un po' ricorda le arrostite ma è una carne cruda, e poi accompagnato dalla pesca tardiva di Leonforte e le lenticchie di Leonforte soffiate. Allora io sono sicuramente da te fra un poco, ma c'ha un nome questo piatto, non è che si chiama come... Si chiama entroterra perché noi siamo della provincia di Agira, quindi siamo al centro della Sicilia, abbiamo raccolto tutti gli ingredienti di stagione e abbiamo creato un piatto equilibrando. Quindi la banana dell'entroterra, va bene, ok, la migliore! Questo è l'angolo della pasticceria. Hai visto che bellino come è passato davanti questo? I pasticceri. Saldo, un evento per un argomento non indifferente. Sì, guarda, siamo felicissimi questa sera di essere qui perché ancora una volta dimostreremo che il cuore dei siciliani è gigantesco e perché i siciliani, quando veniamo chiamati in causa, ma soprattutto quando viene richiesto il nostro aiuto, siamo sempre in prima linea. La fibrosi purtroppo è una malattia che ancora per il 30% degli ammalati non ha una cura e proprio in questo ci stiamo indirizzando. Anche quest'anno il fundraising vuole porsi degli obiettivi, uno sicuramente è quello di dare una mano alla ricerca e quindi dare una mano a quei ricercatori che stanno disperatamente cercando la cura per questo 30% di ammalati, e un'altra è quella invece di dare una mano per la continua creazione di queste case lift, che sono delle case che servono ai parenti degli ammalati di fibrosi che quando devono sostenere magari delle cure lontano da casa hanno un punto d'appoggio concreto ed importante. E oggi siamo qui tutti con la Fondazione, con la Lega, il gruppo dei volontari che fa un lavoro veramente straordinario per dare ancora una volta un segnale fortissimo e per dire che se ognuno di noi fa poco, tutti insieme facciamo tantissimo. Ma soprattutto alterneremo dei momenti di spettacolo perché sul palco ci sarai tu, ci saranno dei personaggi di grande rilievo. Guarda, devo dirti come sempre Noi facciamo le telefonate agli artisti e gli artisti ci rispondono immediatamente sì, noi ci saremo, e quindi anche quest'anno avremo il piacere e l'opportunità di ospitare grandi artisti siciliani, a partire dai Bella Morea, questo duo di ragazzi che girano il mondo portando in giro alle comunità di siciliani lontani dalla nostra terra la nostra cultura, le nostre tradizioni e, dico sempre, pezzi delle nostre pietre. Poi ci sarà con noi lo straordinario attore David Coco e poi ciliegina sulla torta, dopo un'esibizione molto emozionante di una ragazza che ha la fibrosicistica e che fa la ballerina e si chiama Giada Cunzolo, avremo Mario Biondi che ci regalerà una fetta della sua arte, del suo talento, ma soprattutto un pezzo enorme del suo cuore. Per me è sempre un piacere stare in compagnia di bella gente, di un bel ragazzo, un bell'uomo. David Coco, da dove sta venendo? Da quale festival in questo momento? Da quale festival? Certo, di questi qua del cinema. Dal festival di casa mia sto venendo, okay. in questo momento al festival di casa mia. Ma soprattutto ci troviamo qui in una location meravigliosa, Radice Pura, per una causa non indifferente. Sì, una causa importante, un'iniziativa davvero molto importante, che è il fundraising dinner per la ricerca sulla fibrosicistica, e quindi sicuramente una motivazione necessaria in questo caso. Essere qui è necessario, è giusto e necessario. Io sono sicura che tra non molto ti vedremo sul palco insieme a Ruggero e a tutti gli altri ospiti che si alterneranno, ma io... Da Sabina volevo sapere cosa stai facendo in questo momento, perché dovete sapere che a telecamere spente abbiamo parlato un po', chiacchierato, sai, il chiacchiericcio, quello così, di quello che lui sta combinando, tra virgolette parlando, con un noto amico catanese che tutti vogliamo bene. Allora sì, in questo momento sono in giro con un monologo scritto e diretto da Claudio Fava, si intitola La Grande Menzogna ed è insomma sul depistaggio borsellino, tra l'altro argomento che diciamo ho affrontato in un film che abbiamo girato a giugno, adesso non si sa quando uscirà, prima o poi uscirà, è un film per il cinema che si intitolerà probabilmente Il depistaggio, con la regia di Aurelio Grimaldi, appunto sempre sul depistaggio borsellino, insomma l'argomento è quello. Va bene David, io per adesso ti abbandono, scusate, lo sto lasciando qua questo ragazzo, però lui sicuramente avrà tante cose da dire, da raccontare un po' a tutti e sul palco successivamente. Io ti ringrazio per avermi dato questo piccolo spazio. Grazie a te. Veramente bellissima, anche perché c'è tantissima bella gente e abbiamo incontrato tantissime autorità, quelle belle. C'è la dirigenza del Calcio Catania, ci sono tanti sponsor importanti, c'è Francesco Russo Morosoli, insomma io non vorrei tralasciare nessuno, perché ci sono anche 60-70 chef che si stanno prodigando in tantissimi stand per cucinare per noi. La gente... E c'è tantissima gente, un'affluenza pazzesca, e ancora lo spettacolo non è iniziato, perché ci sarà l'ospite d'onore che è Mario Biondi con qualche sua performance. Grazie Sharon, a dopo. Claudia Consoli invece in quale stand è? A quale numero? Io appartengo alla Compait, Confederazione Pasticceri Italiana, e sono in appoggio a qualche collega che ha bisogno di me stasera. Claudia Consoli, è un look non indifferente, bellissimo, sì, con questo fiocco viola. Ovviamente questo è un evento che sottolinea la beneficenza, la solidarietà, tutto ciò che compete, che riguarda la fibrosicistica, e siamo qua perché tra non molto ci saranno spettacoli sul palco, però un compito arduo sarà proprio il vostro, perché devo dire che dobbiamo addolcire tutto. Dovete addolcire tutto, devo dire che ci sono più di 60 chef pluristellati, insomma, mamma mia. Sì, a noi l'arduo compito di indorare questa brutta cosa della fibrosicistica, cerchiamo di trovare il lato positivo, ecco. Ma tu non sei l'unica donna? No, 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 assolutamente, siamo tantissime. Va bene, allora ci vediamo dopo? Assolutamente sì. Grazie, grazie Claudia. Grazie. Eccoci qui, settimo anno di Fundraising Dinner, è una bellissima serata, chiamiamola di solidarietà, ma anche una grande festa. Il cibo unisce, unisce il vino e insomma è tutto più bello. Oggi c'è un impegno maggiore che è quello di, come dire, portare fondi per due progetti importanti. Uno è quello di Fondazione Fibrosicistica. Fibrosicistica, sì, è tanti anni che veniamo in Sicilia, una terra meravigliosa, piena di generosità e anche piena di iniziative che così non sono tante. Ecco, io che da 27 anni faccio questo, tra virgolette, mestiere, non ho mai troppo spesso visto questa energia. Il progetto è molto importante, si tratta del primo laboratorio genetico dedicato interamente alla fibrosicistica, è un progetto di respiro internazionale oltre che di eccellenze italiane. La fibrosicistica è una malattia genetica grave, è una malattia multiorgano, quindi che ha, diciamo, la cui ricerca può avere effetti benefici anche per altre malattie, magari più sottili o meno note della fibrosicistica, la quale peraltro è una malattia difficile perché è una malattia che non si vede, è cosiddetta invisibile, che affligge una serie di organi, diciamo il più evidente dei quali è il polmone, quindi la respirazione, però anche degli organi dell'apparato digerente, quindi tutto quello che si potrà fare nel più veloce tempo possibile nel futuro dal punto di vista genetico credo che saranno passi importanti e fondamentali per sconfiggere questa e altre malattie. Quello della ricerca è un cammino sempre in salita, oggi tanti passi avanti sono stati fatti e si parla di quel 70% dei pazienti per i quali oggi, come dire, esiste una cura. Oggi questo progetto si rivolge maggiormente a quel 30% che è ancora, come si dice, orfano di una cura. Ma allora il progetto di oggi in realtà si riferisce a tutti e potrebbe essere un cammino, diciamo, la scienza ci dice che è possibile sconfiggere la malattia addirittura e quindi quello di oggi è il grande progetto o è un pezzetto del grande progetto. Invece il 70% che possono beneficiare di questa famiglia di farmaci che aiutano a vivere una vita quasi normale è un grande, diciamo, è un grande risultato. Sarebbe ancora più grande se ci fosse la possibilità di fruire di quel farmaco anche per quel 30%, e quello lì è un altro pezzo dell'attività che fa la Fondazione per la ricerca sulla fibrosicistica, che evidentemente non vuole lasciare indietro nessuno e vuole cercare di dare il meglio possibile per tutti, però quella è farmacologia e su quella ci stiamo lavorando. Maria Grazia Barbagallo, abbiamo interagito con tanti chef pluristellati, ma io so che tu, insomma, il nostro direttore ci teneva particolarmente a parlare con lei perché il suo ruolo è importante. Sì, allora io mi occupo di vino, sono la vicepresidente AIS Sicilia, la delegata AIS Catania, e come ogni anno noi come AIS partecipiamo a questo meraviglioso evento. Questo meraviglioso evento è una manifestazione che per noi è alla settima edizione ed è veramente importante, per cui il vino naturalmente si lega con il cibo e non può assolutamente mancare, assolutamente. Sì, si alterneranno anche dei momenti sul palcoscenico e voi sarete sempre presenti a offrire là i vostri calici? Sì, sì, assolutamente. Abbiamo una squadra di 25 sommelier, siamo 25 e sono tutti veramente felici di partecipare qui a questo evento, a questo mega evento. Anche perché questo lo dobbiamo dire è una location doc, perché Radice Pura insomma offre svariate soluzioni. Sì, Radice Pura è un posto veramente fantastico, l'abbiamo anche visto e lo vedete sicuramente nelle trasmissioni anche a livello nazionale, quindi anche qui il panorama è stupendo e il contesto veramente fantastico. Grazie, ci vediamo in giro, grazie. Grazie, grazie a te. Piacere, un'amica, fra le altre cose, ritrovarsi con Giusi Maccarrone. Maccarrone, lo so, non c'è bisogno che me lo dici, lo so, no? Fra le altre cose io ti so in quel di Palermo, mentre invece c'è stato un evento non indifferente in questi due giorni a Catania, al SAL, è vero o no? Inerenti alla moda. Inerenti alla moda, sì, perché io mi occupo comunque di organizzo sfilate ancora in tutta la Sicilia, a Milano, e poi essendo Confesercenti, sono presidente impresa donna Confesercenti, quindi siamo qui presenti per sposare questa causa importante. Assolutamente, una causa molto importante dove è una persona che so con certezza, perché è coinvolto personalmente, della serietà di questa serata di beneficenza, quindi dobbiamo essere tutti, e vedo che la gente si è unita tantissimo a Claudio Miceli. Sì, ma Claudio Miceli organizza questo evento con tanta passione, anzi io lo dico sempre, un pensiero è rivolto a Stefano, a suo figlio che non c'è, oggi non ci sono tutte e due, siamo arrivati addirittura alla settima edizione, giusto? Alla settima edizione, sempre più completa e sempre più seguita, come vedi, quanta gente c'è, perché la gente ha voglia di cose belle e importanti. E soprattutto c'è bellissima gente, devo dire. Oggi ho incontrato tantissimi amici che non incontravo da tanto tempo, autorità non indifferenti, giocatori, c'è anche una rappresentanza del Catania Calcio e tra non molto inizierà lo spettacolo sul palco che vedrà protagonista un grande ospite nostrano. Eh sì, Biondi, l'abbiamo anticipato. Ah, abbiamo spoilerato. Abbiamo spoilerato. Va bene Giusi, un bacio, è stato un piacere. Noi ce lo daremo il bacio. Che piacere incontrare un amico dei vecchi tempi che, voglio dire, è un'autorità. Antonello Biriaco, è un piacere averti a Radice Pura. Location ottimale per un evento così significativo. Grazie Sabina, è un piacere da parte mia rivederti, ti vedo in perfetta forma e questo mi fa molto piacere. Una serata importante, noi e Confindustria non può mai mancare a queste iniziative che vanno nella direzione che noi auspichiamo, quella di grosse donazioni, perché la ricerca è alla base della prevenzione del nostro futuro. Perciò questa è la Sicilia che ci piace, queste sono le serate che ci piacciono e queste sono le iniziative che vanno realmente nell'obiettivo e puntano a quello che è una cosa fondamentale, la prevenzione e la ricerca. Questo è l'obiettivo di questa serata. Grazie a tutti gli organizzatori, noi faremo sempre presente la nostra presenza e il nostro contributo. Grazie a tutti ed è stato un vero piacere rivederti. Grazie a te, ci vediamo tra non molto in giro per i vari stand, perché ci sono più di 60 chef. Sì, sì, abbiamo visto, e questo è anche in un certo senso la promozione di quella che è la nostra enogastronomia, che è un fiore all'occhiello importantissimo della nostra terra, che sta dando dei grossissimi vantaggi a chi viene a investire nella nostra terra. Questo è molto importante. Grazie, e a dopo. Per me è un onore incontrare questi, io li definisco modelli, però in effetti Francesco Musumeci, la sua consorte, si prodigano per fare tante cose. In questo caso la Radice Pura oggi è una serata per sottolineare purtroppo la fibrosi cistica. Sempre un onore avervi qui. Fra le altre cose io so che tu stai facendo tantissime cose, ti seguo. Eh sì, non mi annoio, questo te lo confermo. Già avete avuto l'opportunità di prendere qualche cosa? Abbiamo appena bevuto uno spritz per cominciare, ma insomma adesso ci diamo da fare, lo sai che non ci perdiamo d'animo. No, lo so, perché Francesco Musumeci è un imprenditore pazzesco, finisce un'attività e ne apre un'altra, ma io sono sempre attiva e presente in tutte le sue idee e devo dire che appoggio sempre tutto quello che fa, perché è bravissimo e complimenti per questa bella ragazza che è sempre con te. Grazie ancora. E che ormai siamo anziani, questo fatto, capito? Cara Sharon, perché devi sapere che l'operatrice di Rive si chiama Sharon, è un nome pazzesco, come Sharon Stone. Allora, Sebi Sorbello, per noi è un onore, noi abbiamo interagito con la mamma prima che ci raccontava, ora sta arrivando, ed era lieta e onorata di avere un figlio come te che insomma ti sei dedicato ancora di più di lei a questa professione. Oggi devo dire che qua tu sei presiedi un po' tutto e siete più di 60, mi hanno detto, sì, è un onore. Questa è la 7ª edizione del Fondo Resindin, è quello che ci fa più piacere, che la squadra non si scalfisce ma si arricchisce. Quindi siamo quasi 70 tra cuochi e pasticceri pronti a servire piatti strepitosi. Una squadra meravigliosa che arriva da tutta la Sicilia e quindi sono grato ai miei colleghi perché hanno accettato immediatamente l'invito. Va bene, allora ci vediamo dopo, ti lascio lavorare, lasciamo Sebi in pace. Grazie. Dopo. Allora, 4 interviste precise che esulano dal discorso calcio, perché noi qua siamo per un argomento non indifferente, per la beneficenza, per solidarietà, per sosteniamo la fibrosi cistica, in una location che è stratosferica. Chi inizia prima di voi? Io Vincenzo? La parola, no, prima al mio grande amico Lucio. Allora, intanto buonasera a tutti, è un posto meraviglioso, ovviamente ringraziamo tutti quanti proprio l'invito che ci viene fatto per questa grande donazione, che è una cosa veramente produttiva e soprattutto senza scopo di lucro, quindi una cosa veramente fatta col cuore, fatta per un'emozione unica, che è quello di donare la propria arte a un bisogno che persone non possono avere. Ecco, adesso dopo che tu mi hai detto tutto, cosa io posso parlare di loro? Di calcio? Non ci voglio parlare di calcio, perché va tutto bene, perché per noi tifosi va tutto bene col calcio. Parliamo invece di questa serata in questa location che è bellissima. Location fantastico che sposa un evento fantastico. Conosco Claudio in persona e Claudio Miceli ha un cuore grande come un leone. Quello che sta facendo, mettendo insieme tante persone che hanno come lui queste stesse intenzioni di dare sempre per il prossimo, noi come società di calcio possiamo solo appoggiare, abbracciare e metterci a disposizione, perché quando vedi le buone intenzioni di una persona a noi viene naturale secondarlo e dare il nostro appoggio. Un pensiero lo volevo fare anche il figlio Stefano, perché Claudio non è qui oggi, almeno in questo momento, può essere che dopo arriva, e quindi il pensiero va anche a Stefano. Adesso la palla tocca a te, la palla, sempre là, sempre là. Non puoi parlare di calcio, ma infatti anche noi non parliamo solo di calcio, perché comunque stiamo molto attenti e vicini a questi tipi di iniziative, quindi hanno già detto tutto i miei amici e di conseguenza fa piacere vedere, ha detto Lucio, tutta questa arte che è messa a disposizione per queste iniziative, per queste donazioni, e dove noi sulla parte del sociale, del territorio, come Catania Football Club siamo, ripeto, molto attenti a queste serate, quindi ci fa piacere essere qui in questa bellissima location. Grazie, io lo dico sempre al direttore, mi ci deve portare in questi posti che ci sono i ragazzi, gli uomini con gli occhi azzurri, cioè, perché io poi mi turbo, capito Sharon? Grazie, scusate, mi turbo. Onnipresente però è sempre un amico, e soprattutto per una buona causa qui in questa location meravigliosa. Dottore Russo Morosoli, Francesco, lieti di accoglierla. Beh, grazie, la serata è una serata importante, oltre che essere una bella serata, un bel evento organizzato sempre in maniera splendida dagli organizzatori, è un evento importante perché tutti dovremmo fare qualcosa per il sociale e dovremmo pensare sempre a chi è stato meno fortunato di noi. La ricerca ha fatto grandissimi passi avanti per questa malattia, però non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo continuare a sostenerla affinché si vada sempre avanti e si vada sempre meglio. Grazie, ci vediamo dopo, anche perché sta iniziando lo spettacolo, state con noi. Stefano è nato per una seconda volta e rifiorirà. Ancora è presto per dirlo, abbiamo vinto la battaglia ma non ancora la guerra, ma siamo sicuri di farcela. In nome del dolore che avete provato voi nel lasciare andare il vostro angelo. Ora un pezzo di lui vive in Stefano e in altre vite probabilmente. Non è facile scrivervi, non è facile neanche parlarvene, ma possiamo solo dirvi grazie di cuore. Il vostro gesto non rimarrà vano. Ogni essere umano desidera lasciare una traccia e Stefano sarà testimone di quella lasciata dal vostro angelo, che vivrà per sempre in lui. Allora, ho visto che avete immortalato un momento saliente, allora giriamoci a favore qua del... È un momento saliente, eravate tantissime donne, insomma, sì. È un evento significativo, bella gente, spettacolo validissimo, anzi più che valido, perché abbiamo il nostro Mario Biondi che si sta esibendo in questo momento sul palco, ma soprattutto è importante e significativo l'aspetto e la solidarietà e la beneficenza per il motivo in cui siamo qua. La fibrosicistica. Assolutamente sì, chiaramente iniziativa lodevole, sono contenta che anche quest'anno sia stata replicata. Sì, dicevi poc'anzi, avete immortalato un momento di tutte donne, sapete benissimo che sono l'unica donna in giunta a Catania, quindi tengo tantissimo all'aspetto proprio donna, no? La figura della donna in tutte le sue sfaccettature, ma non solo perché appunto sono l'unica donna in giunta, anche perché ho la delega alle pari opportunità. Si avvicina il mese di novembre, siamo nel mese di ottobre che è il mese della prevenzione, no? Quindi stiamo facendo tanto per, come campagne eccetera. Quindi questa serata di stasera avvalora a maggior ragione questi nostri progetti. La presenza di Mario Biondi si commenta da sola, un professionista di altissimo livello, per di più siciliano, dico, che dire, meglio di così non si può. In maniera anche molto umoristica anche la presenza di 60 chef, perché stanno soddisfando i palati di tantissima gente che è pervenuta qui in questa location di Radice Pura, che è bellissima fra le altre cose. Sono d'accordo, tanto la prova costume è lontana, stasera proviamo tutto. Andiamo a mangiare. Andiamo. Devo dire che mi hanno fatto dei ravioli pazzeschi, però se c'era troppa cipolla è arrivata. Non si sente, se vuoi però non si sente, vediamo. Non si sente, va bene, vabbè ragazzi, non si sente, grazie, un bacio. un evento particolare, perché qui sul palco si alterneranno dei momenti importanti, perché c'è la solidarietà, c'è questa lotta alla fibrosi cistica e soprattutto si intrecciano anche momenti lieti come l'apparizione del grande Mario Biondi, la vostra esibizione. Che cosa ci farete vedere tutte e due? Allora, noi proporremo, visto che l'arte in questo caso accomuna la ricerca, no? Che è la cosa bellissima e importante, faremo due interventi musicali in cui omaggeremo l'amore per l'eccellenza, okay? L'amore per l'umanità, con un brano che si chiama Carizza, scritto da mio fratello, e poi un brano che omaggia la figura della madre in tutte le sue forme e dimensioni. Omaggi, esatto. Senti, mi accendi qualche cosa poi oppure ci vuole il jet? No, tutto si può. Allora, guarda che bravo, guarda che carino. Carizza, fammi una carizza, accarezzami l'anima e non lasciarmi chiudere. Per voi. Va bene ragazzi, ci congediamo, ci vediamo dopo, va bene? Io vado vicino a qua e stacco tutto, ciao! Ciao! A Radice Pura è un onore stare in compagnia di Mario Biondi, che vedremo più tardi sul palco, anche per questa serata con un significato non indifferente. Sicuramente è un privilegio essere qui per fare parte di un'azione benefica di questo genere. Noi mettiamo quello che possiamo, la nostra musica a disposizione per noi. Per i miei amici sarà un grande onore privilegio. Per noi è un grande privilegio avere lei qua, anche perché, devo dire, è una personalità nostrana e quindi tutti i siciliani ti amano, sei nel nostro cuore da sempre. E la Sicilia, e voi siciliani siete nel mio da sempre, tant'è che quando chiamano in ufficio, insomma, le persone che mi rappresentano, che collaborano con me, loro sanno benissimo che quando si parla di Sicilia c'è la corsia preferenziale, non me ne vogliono gli altri, ma io sono nato qua. Hello, like before. Hope we've grown, 'cause we were only children then. Well, life's, I guess we both can say I knew you when. So that it might as well be now. Hello, like before. Hello, like before. I know it's different, 'cause we know each other. Tu conosci il dottore Stroscio? Ma vagamente l'ho sentito nominare qualche volta, ora aspetta, fammi riflettere. Ah, sì, credo che sia il direttore di Globus Television. Ah, il direttore, famosissimo direttore. Ah, diciamo che ci conosciamo ormai da generazioni, praticamente, con Enzo. Per me è un grande amico ed è sempre un grande piacere vederlo e incontrarlo. Allora salutiamo tutti gli ascoltatori di Globus Television. Un saluto a tutti gli ascoltatori e coloro che guardano e vedono Globus Television.